mostri sei pacchi, va 9-9. Kaga Prime, è carino Kaga Prime. Un build da 2 milioni e mezzo. Kaga Prime è forte, Matteo. Allora, Amzik il primo. Ho un pacco Jolly Invernale e trovare Garrido Chong. Ah, va bene, le. Pare di sì, boh. Ma già non piavano quelle cifre. Cioè, non è difficile da capire. Ma poi ho sempre detto che fai bene ad annacce. Cioè, nel senso, se te danno cifre assurde, fai bene ad... Io, tipo, uno che non ho mai capito è Talisca. Perché Talisca era giovane, forte, sembrava un bel giocatore. Ci è andato quando poteva effettivamente magari puntare un top club. Però se sei a fine carriera, oppure ti sei rotto il cazzo di giocare e ti offrono 10 volte quello che dovresti pià, vedi il Sharawi, ma vedi tanti altri giocatori, vedi Oscar quando c'hanno... Lì piavano delle barche, regà. Cioè, il Sharawi 20 bombe, gli è andato 15 a Roma e gli hanno dato 20 a lui. E poi è tornato pure a Roma, Carrasco. Ma sì, ma te fai un anno e torni. Ma poi qui non stiamo a parlare dei 20, dei 30, stiamo a parlare dei 200. Oh, 200. L'anno. Cioè, 200 l'anno. Non posso passarti il pad? Vabbè, se... No, dipende. Se c'hai il plus attivo sulla Play, sì, mo' può passare. Oh, ah, vedi, un workoutino. Ma allora mezzo troppano. Tocca ficcasso un culo. Tu mi dirai, io te lo lascio. Però la vera domanda è, ma non butti sto Diaz? 200 più 500 dopo 4. Ma poi tipo lì fa ambasciatore, là gli porta... Poi che fa? Lui pensa che fa cosa del mondiale. Mi pare pure. Mi pare che fanno pure il mondiale. Cioè tipo dovrebbero far mondiale lì e lui farà tipo... Uomo immagine. Fantastico. Cannavaro Rio, Cannavaro. Cioè, Bomber Rio, l'ultimi anni mi fa impazzire, mi sembra mezzo scemo. E Sienno Rio e Sienna. Sì, vabbè, raga, ma di che stiamo a parlare? Ma poi magari il prossimo anno va a far vedere la Champions con Newcastle. Ma non so se il Newcastle la fa, però. Però stanno messi bene in classifica per ora. Fa vedere. So terzi, so, con una gara in più United li può far diventare quarti, però insomma. Tocca vedere come si comporta. Ma sai che striscia di vittoria, hanno fatto 0-0 con lì. Ma mo giocano con l'Arsenal, buono. Annullato, rip. 3-pick 84 più oppure meglio 11-81? Secondo me è meglio 3-pick, ciccio. De Saviera o Cannavaro dal pick, che pio? Viera Antoria, mi pirei lui. Insomma, Baby ancora la sua. Maldini, Baby o Cordoba? Ciao, Spa. Grazie per gli 11, bentornato. Oh, Khalid, ma ogni tanto qualche workout tuo, dai. No, non mi risulta, Iron. Yo, Kaka Baby, Zidane Baby difende. Sì. Ciao, Poffa. Io ti invito Icona Pick. Va bene, arrivo. Ora è buono, godo. Ma qualche pacchettino così poi si proviamo a fare. Anche se devo dire che non è che ci stanno a dare grandi soddisfazioni. Moreno, facci vedere. Ah, la promo questa dei centurioni, dicono. Ma no, ma te pare Bonucci? Ma che vuol dire che rifanno uscire? Bonucci è uscito nell'altra promo, nei rule breaker è uscito, ma non penso proprio. Neymar, poi Ibra, questo che faccio? Lo scarto, professore. Poi Marzugo, via. Ma te posso dire che comunque. Ma nello shop che hanno messo? Niente pacchi belli, eh? Questi qua pazzi da 2-3 mila FIFA points. 78 più Neymar. Insomma. Signori mod, uno spammino di instant gaming, lo facciamo? Ma sono 25 o 30 di sua, saranno 26 può essere. Ciao ancora. Fana, grazie per il sub e benvenuto. Mo me la gusto tutta, me la gusto. Un po'. Ma Pogba andò a Scifutmas in tutto ciò. Ndo cazzo è finita la promo. Sì, ma pure negli sperimentali c'erano 60 di quelli da World Cup e poi ne sono usciti 54, quindi parliamo se chiaro.
fanno come gli pare. Vediamo qua. Di Cantona Baby, carino. Che player lock. Hai visto quando ogni tanto, tanto non lo fa nessuno, tipo il pallino sopra il giocatore diventa... tipo il triangolino diventa tipo un rombetto, diventa, mi sa, cambia forma e va su un altro giocatore. E però la palla rimane comunque tra i piedi dell'altro. Quindi praticamente vuol dire che il giocatore avversario, l'avversario sta controllando un giocatore che non ha il pallone, fa il movimento e se la fa passare dalla CPU. Se lo sai fa, è abbastanza rotto come movimento. Però insomma, per farlo non vedi manchi i pro come fanno, quindi. Poi c'è lui ai draft che sta a fare player lock, ho capito. Istruzioni poco chiare, mi sono fatto autogol, godo. Chesney? No, il cazzo mio, Fabianski, mi sono girato un attimo, ho detto boh, tripper utilizzabile. Come si fa? Non so, mi ricordo, di prima L3 più R3 tipo, per fallo. Ma più che altro anche fai determinati movimenti che quest'anno, col fatto che ci stanno i filtranti che sono rotti come gli altri anni, effettivamente funziona. L3 più R3. L3 è quando premi analogico, pure R3. Ammazza che pacco questo, oh, tante soddisfazioni. Ma tipo a parte due walkout, io trovo Cantona su PS4 e pare che non si giri. Beh sì, non è morbidissimo. Poi se c'è il gameplay veloce è forte. Se è gameplay lento lo soffri un po'. Cantona non riesce a usare bene L3 più R3, io attivi Furia di Sparta. L'obiettivo dei draft è contro quello offline. Non ci ho fatto caso, non ho visto che c'è scritto. Se non c'è scritto niente e dice solo draft, in teoria sì, te conta pure gli offline. Io come imparo a prendere time finishing? In teoria dovresti... La seconda volta che devi... A parte te metti in arena, vai in arena e te spammi i tiri. Ma comunque per far verde in teoria dovrebbe essere che devi premere, devi ripremere il cerchio nel momento in cui tu vai a toccare il pallone. Cioè quando tu sta, quando il calciatore tuo sta per toccare il pallone, tu ripremi il cerchio la seconda volta. E più se stai abbastanza vicino, giusto fino a sei tempo, fai verde. Tipo io faccio giusto sulle punizioni il timed, per tirarle un po' meglio, mi esce sempre verde, mi baso sempre su questo, su poco prima dell'impatto col pallone ripremo e prendo sempre il verde. Solo che ti chiede di giocare e basta sia online che offline. Ammazza che merda però. Ma l'icona non devi ricaricare. Sì, se devi ricaricare. Però qualcuno magari non l'ha fatta mai, quindi per quello è sta prima. Ammazza che pacchi, belli, bravi. Devo dire che se siamo impegnati. Ma non era meglio un pick? Per dire, un pick è un po' più carino dei tre giocatori 78 più. Io, guardi la clip che ti ho mandato. E mo guardiamo. No, ma sono 5k di pacco. Mo, che te ne fai il solito 3, 4, 5 con uno scambiabile che c'è nel club, tanto per provarci. Ma comunque sono 10 carte. 5 carte SBC, aggiornamenti in media, più tutti i premi che danno per l'IELO 10 workout, resti tutto, vale la pena, secondo me, ma no. Cioè, perché costa tanto. Cioè, comunque, c'è un costo abbastanza importante quelle sfide, quindi mi farei cazzi mia. Mazza, devo di belli questi 10 pacchi, dai. Sta arrivando da tutti, più che altro ci metto un po' di più, perché quando mi fate 12, 13, 14 pacchi, ci vuole un po' di più ovviamente ad aprirli. Ci metto quei 2-3 minuti a aprire una decina di pacchi. Gullit da 2 anni. No, ma sai che c'è? Da quando hanno appesantito il gameplay, Gullit già è pesante de suo, inevitabilmente non si muove. Non si muove. Ci stanno giocatori molto più forti per me. Cioè già Bellingham secondo me è più forte. Gullit, cioè uno che io 18-19 quel periodo lì era una carta che ti faceva una differenza pazzesca a livello pure dei CPU, de robe. Boh, io pure quest'anno ho riprovato, mi pare uno scemo. Cioè, non capisco. Scusa, io non ho sentito, adesso mi togli. Una ventina di giorni. Pure fino al 20 vinceva da sole. Già al 20 secondo me fatica, però fino al 20 ce la faceva. Poi successivamente ha proprio perso, secondo me. Ma è proprio il gioco che è diventato più lento, quindi quello... Se non riesce a girarsi bene, cioè qua... è qua pure Vierà, per me pure Vierà, stessa identica cosa. Prima mettevi Vierà e Gullit insieme, era il centrocampo più forte del mondo. Ma adesso magari veramente preferisci mettere Bellingham e... un altro un po' più fluido, che sembra Renato Sanchez, spedite. Vedi Baby? Provalo, però niente. Il mio Pedì non c'ho proprio sto grande amore. Come sblocco devi fare 3 assist col terzino destro.
T78 più mi pare una bella crepa. Renato vale quei 6,50. Ah, ma per me è sempre fortissimo, quindi ti dico da sì. Blanco, Blanca, so. Socrates, il baby è inutilizzabile, non si muove proprio. Socrates pure è un altro che ha subito il trauma dei Gullit, eh? Perché pure Socrates è un altro molto pesante, che però, secondo me, fino al 20 era una carta che riusciva a muoversi, e quando poi partiva non lo fermavi. Quest'anno te fatica. Ho provato pure con Lengthy su Next. Un cazzo proprio, non gliela fa. Belle gambe o Marquez c'era? Boh, il Marquez CDC, boh, forse ne farebbe belle gambe. Jairzinho mid, fenomenale, fatevelo. Cioè, se avete un po' di overall di robe, tanto ce li avete, perché tutti sti pacchi che stanno a regalare, siete pieni di overall, fatelo. Questa, quella di Di Maria, quella di Ribéry, quella di Cuadrado, sono quelle 4 SBC, secondo me, proprio che te ci rifai la squadra che potresti tenere tranquillamente titolari, penso, fino ai Tots. Cioè, Di Maria no, magari a un certo momento ne affanculo, però Garrincha e Tots per me ci arriva, come ci arriva Cuadrado e come ci arriva Maldini pure Maldini Baby. Però Maldini Baby magari col fatto che, sai, ci stanno talmente tanti difensori, magari i difensori li metti in funzione delle intese per gli altri giocatori, allora lì ti viene un po' da pensare, ma Maldini lo faccio o non lo faccio? Ok? È pure quello il discorso, perché magari io ci metto, che cazzo ne so, un Bonucci perché me linka Cuadrado, cosa che Maldini non fa. Capito? Garrincha non mi piace. Di 81k, il resto di te è parere. Da paura, però. Cioè, io poi ci ho giocato, ci ho rigiocato questa settimana con Jairzinho sul secondo account. È un fenomeno. Smalling DC, non lo so chi, spero. Ma guarda, io Maldini Baby sempre trovato bene. Poi devo dire che quest'anno a livello di fisico mi sembra un pochino più forte. Non lo so, mi sembra un pochettino meglio. Quindi poi è tanto veloce, è sempre 90 di difesa a fondo dei contrasti, quindi stiamo parlando di un giocatore di Cristo. Sfida di obiettivo, come si chiama? Che si chiama Babbo Natale. Come cazzo si completa? Dovete fare, raga, 3 porte imbattute, 3 partite senza subire gol per Randolph, e l'altra che è Klaus, 3 assist col terzino destro. Stop. Hai il body type di Gullit, Maldini. Maximin è forte, io. Secondo me non è malaccio, però c'ha poca finalizzazione. Dovresti giocarlo, paghi troppo per Senala. Che purtroppo un sacco di carte fanno veramente. Cioè, ci stanno un sacco di robe che sono orribili. Cioè, nel senso, sia dipende come te dici. Magari 25-83 apri, ci trovi Mbappé e via. Però, boh, chi tra Beckham e Moore? Beckham, Moore, regà, inguardabile. Tranne la Moments, che è ok. E la World Cup Hero è ok, ma resto. I gettoni invernali so 25 più, non si sa se è qualche bonus. Perché, tipo, potrebbero essere 26-27. Jairzinho punta pure su. Sì, è forte. Io ho giocato su Hold, ho giocato forte forte. Poi secondo me è forte pure su Next, perché c'ha Controlled. È uno di quelli tanto veloci, tanto rapidi, ma che c'ha Controlled. E non c'ha Explosive, perché è tanto forte fisicamente. C pure, sì. Ma poi gioco ovunque per Jairzinho. L'unico cazzo è che il mid non fa la punta. Quindi a una certa, se esce una D che va provato, tocca levarlo o passare a 3-4-3. Che è una rottura dei coglioni, onestamente. Adama punta su World, su Next, raga. Adama non c'ha senso. Ci ho fatto gli ultimi 12 game di Weekend League con Adama. Premier 2 dei 30 metri sta in porta. Cioè, c'ha proprio con Lengthy. Pazzesco quel giocatore. Ma infatti è piaciuto un sacco. E poi pure destro-sinistro la mette, eh. I passaggi col fatto che fai diventa Lengthy, c'ha più 15. Ha senso a sfidare, con. Ma costa poco, cioè può sta, sì. Maldini Baby o Carlos Alberto mid DC? Secondo me Alberto mid è più forte. Cioè, magari a 2 Maldini a 3 Alberto, dipende. Io Alberto mid lo so usare, DC a 3 è, penso, il centrale più forte che abbia mai provato. Non c'ha veramente un senso. Su Hold è buono anche punto. Sì, raga, è buono ovunque. Vai, se 3,78 più. Zambrotta Prime o Baby? Io sono sempre per Baby da Zambro. Specie perché gioca. Cioè, poi dipende. Se lo devi giocare dietro è meglio il Prime. Io che lo gioco comunque sia, che mi arriva spesso al tiro, preferisco il Baby che c'ha più tiro. C'ha più finalizzazione. Quindi preferisco quello. Ammazza. Oh, ma da quant'è che vediamo un workout su sti pacchi? Butragueño, amore e Beckham. Vabbè, Butragueño, facile.
Vero Luca, di io un po'. Io ho meglio Smolarek mondiale o Puskas? A me Puskas mi piace un sacco. Dipende se te serve il 4 di skill. Dipende quello che te serve di più. Smolarek è 4 di debo. Io per ditte preferisco il 4 di skill, onestamente. Tanto alla fine quest'anno coi tiri d'esterno. Matte, sì, hai capito? Ma Pippo non penso sia il momento, però. In realtà no, Zaghi. Solo per il numero spettatore unico su Twitch. Però, dire, una cliccata dagliela. Tu download falli. Tanto è gratis, e cazzo te frega. Io mi manca i tiri d'esterno, ma guarda, a me per niente. Ci fai vedere i piedi? Ah, eccoli, sì. Mi piacciono, devo tagliare le unghie però. Sono un po' lunghe, i piedi un po' pelosi. Trasmo e puta, sento che gli altri sono di Maria Mbappé e Boh. Io forse ci metterei Jerzinho Mbappé di Maria. Forse Puskas, come a me Puskas mi piace un sacco. È proprio bello Puskas. Poi o se Nuiase. Ovviamente Smolarek è più veloce. Se giochi a lanciare in profondità è più forte. Prego. Impossibile trovare un walkout, vero? Mortacci vostra. Ho preso un singhiozzone di quelli incredibili. Lui sfigo, vai. Si è merda, però.